iniziamo questa nostra insolita serata promossa dalla Fondazione Saccone. Benvenuti a tutti a questa serata che vuole essere anche un po' un esperimento. Ci siamo soffermati tanto a ragionare su cosa fare per questa serata e come poter far diventare, trasformare un quaderno scientifico che è questo che ho in mano e che poi voi troverete qui e prenderete alla fine di questa serata, per trasformarlo in un momento di condivisione e di confronto. Abbiamo pensato, tutti quanti insieme, a qualcosa che potesse essere musica, parole, ma soprattutto desse a voi la parola, la possibilità di raccontare cosa sono per voi le competenze. Io percepisco, insomma, che stiamo facendo qualcosa di buono. Ormai siamo arrivati al quarto anno, cominciamo a misurare anche l'impatto di ciò che genera la Fondazione Saccone, e questa sera mettere al centro il lavoro di tutti, per me è anche dimostrare, è una prova di forza di un'intelligenza collettiva che è potente. Io ne percepisco, insomma, assolutamente il valore, ed è, la considero veramente un'intelligenza forte. Quindi, svestito dall'abito più formale dell'anno scorso, quest'anno abbiamo cercato di mettere al centro voi, con il prezioso contributo che continuate a dare alla Fondazione Saccone. Questo nuovo format prevede un maggior coinvolgimento da parte vostra. Abbiamo cercato di tagliare quelle 2-3 ore di CTS, però essendo comunque un organo della Fondazione, il Comitato Tecnico Scientifico, abbiamo preferito condividere con voi attraverso mail e WhatsApp un po' il consuntivo di quest'anno. E devo dire la verità che quando l'ho letto, anche io che forse ho collaborato più in maniera stretta con Giorgio, sono rimasto abbastanza colpito da tutto quello che è stato fatto, non solo quest'anno, anche l'anno scorso. Quindi credo che effettivamente in 4 anni e mezzo di attività, di cui ricordiamo che quasi 2 anni caratterizzati dal Covid, la Fondazione veramente ha fatto tantissimo. La nostra prima parola è empatia. Empatia, parole che tornano ciclicamente un po' in tutti i saggi, e abbiamo scelto come con Peppe e con Antonio come prima canzone una storia che nel 2005, quando Chris Martin entra in profonda crisi con la sua compagna dell'epoca, che è Gwyneth Paltrow, e la canzone che fra poco ascolteremo è il desiderio forte di rimettere in sesto le cose, ma è anche un bisogno di consolazione e un desiderio di andare verso l'altro, è un forte desiderio di sentirsi accanto agli altri, al mondo, alle cose. Fix you. E penso che questa parola che avete scelto, anche di, non so se è un caso, di cominciare con la parola empatia, sia anche una parola importante che in qualche modo condivide ed è comune un po' a tutte le persone che hanno deciso 5 anni fa, ci ricordava Giorgio, di partecipare a una fondazione come questa, sui generis, particolare, bella, io dico, affascinante e piena di empatia. Per noi prima si parlava della parola accanto, e pensare che ci possa essere una persona con tanta esperienza che la possa trasmettere ad una persona più giovane, a noi sembra la frontiera. Quindi non è per noi un concetto più di nuova competenza, ma di trasmissione di tutto il patrimonio che le persone hanno imparato nel tempo. Se si ha la conoscenza, se si ha la competenza, ma poi dopo non si ha un'empatia con le persone con cui bisogna interagire per creare
cultura e competenza, ovviamente non si va da nessuna parte. La competenza, secondo me, oggi ha perso molto del suo carattere originario. Non è più una competenza tecnica, come ha detto anche prima la professoressa Della Piana, ma è soprattutto una competenza che ti deriva dal tuo modo di essere, dal tuo modo di comportarti e soprattutto dal tuo modo di affrontare i problemi. Ho un dubbio che nasce forse da ciò che faccio quotidianamente. Che sono queste competenze? Cos'è una competenza? Cos'è? Non c'è competenza senza risultato. Non c'è competenza senza l'impegno che tutti noi quotidianamente mettiamo nel nostro lavoro, che si differenzia tra motivazione e dedizione. Quindi immaginare un percorso dove c'è l'innovazione, dove c'è la fatica, c'è la ricerca continua, e trasformarlo in ore di lavoro che si relegano a tante persone. Lavoro, quindi competenze, riconoscimento delle competenze. Per gli immigrati è molto importante il riconoscimento delle competenze, perché si ha tanta difficoltà nel riconoscere, specialmente quando provengono da paesi extraeuropei. Il problema è questo, che molti stranieri fanno dei lavori, si accontentano di fare quello che riescono a trovare, perché non possono dimostrare le competenze che hanno avuto nel paese di origine. Chi dice che bisogna regolamentare l'intelligenza artificiale perché bisogna averne governance, e chi invece dice ma in realtà è uno strumento dell'intelletto umano che facilita tante cose, no? L'imprenditore ha una visione, vede quello che non c'è, lo immagina, e poi soltanto con i risultati ha la dimostrazione concreta di aver o meno saputo vedere bene qual era la direzione, che si porta dietro ovviamente tante vite, tanti posti di lavoro. Credo che oggi l'innovazione e il digitale vada proprio in quella direzione lì, la competenza umana a servizio del digitale. Diciamo che quello che secondo me oggi può fare la differenza e deve fare la differenza, parlando di competenze, sono proprio le competenze umane. La competenza umana è l'empatia. Fare. Saper fare. Saper far fare. Far sapere. Quindi, che sia intelligenza artificiale, ChatGPT o altra cosa, tutto passa continuamente dall'esserci nelle cose, e quindi dal saper fare, cioè praticarle, conoscerle, creare una teoria in base a quello che si fa, saperla trasmettere agli altri e saperla in qualche modo divulgare.